the desire, the knowledge of the Christ within. Con la conoscenza di Cristo che acquistiamo sono cose che poi vengono sciolte. Hallelujah. Amen. Now you remember the story of Gideon. E ricordiamo appunto della storia di Gedeone. The Bible says that the Israelites were surrounded with many people, with enemies. La Bibbia appunto racconta il fatto che gli Israeliti erano stati appunto circondati dai nemici dappertutto. You see, the Bible says that there were so many. Era talmente tanti, innumerevoli, erano talmente tanti. Like the sand. Proprio come la sabbia, of the seashore. Sabbia della spiaggia. Can you count sand in the seashore? Ma è forse possibile contare i granelli di sabbia sulla spiaggia? È impossibile. That is how the enemies of God surrounded Israel. Ecco, e in questo modo abbiamo un modo analogo in cui Israele si trovava appunto circondati dai nemici. But God wanted to use that testimony. Ma Dio aveva in mente appunto di usare quella esperienza. To teach us how we can be delivered. Per insegnarti come noi possiamo essere salvati. Ovviamente to the natural man. E alla mente naturale. It will be impossible. Sarà impossibile. To fight an army so big, so large. Per poter appunto andare contro a un esercito così enorme. But God is teaching us a secret today. Ma Dio ci sta rivelando un segreto. Hallelujah. Amen. Some of us have problems in our lives, isn't it? Tutti quanti abbiamo comunque problemi nella nostra vita. In our families. Nelle nostre famiglie. In our finances. Ma anche nelle nostre finanze. Emotions. E problemi di emozione. If you want to count the problems of men, you will not be able to number them. Will you be able to? Sarebbe impossibile fare l'elenco di quelli che i problemi che affliggono l'uomo. See, these are the Philistines. These are the multitudes, the enemies. Questi problemi rappresentano i Filistei, rappresentano i nemici che ti vengono contro ogni giorno. See, it talks about the deep darkness. E parla appunto, fa riferimento appunto dal buio, abisso, da tenebra, abisso. That governs this world. Che appunto copre il mondo in cui noi viviamo. You know, just think of it. Men have tried all means, whether it be scientific, whether it be moral. See, these things never bring about end to your problems. Cercando appunto di immaginare, uomini hanno provato, tentato di tutto, ma non riescono mai a riportare soluzioni ai problemi che ci affrontano. But today we are getting a sacred secret from the Almighty. Ma Dio oggi ci sta dando un segreto, una chiave che serve appunto per aprire la porta alla soluzione. For the Bible says that the last enemy of God, which is death, shall also be defeated. E la Bibbia dice che l'ultimo nemico, che la morte, anche la morte sarà sconfitta. Because death is actually the crown. That is the crown. That is the chief work of the devil. Perché la morte è l'apice, la corona delle opere del diavolo, del nemico appunto della nostra vita. Because God is not the author of death. Perché Dio non è colui che comunque promuove la non è l'autore della morte. Sì, but he's here to destroy death. Ma lui invece ha la potenza appunto è qua per distruggere questo male. The Bible says that he was revealed in us to destroy the works of the devil. La Bibbia dice che Cristo è stato rivelato dentro di noi, lo scopo è quello appunto di poter distruggere le opere del diavolo. Stand still today. Allora stiamo fermi oggi. And listening to this secret. E ascoltiamo questo segreto. Praise God, hallelujah. I've seen it working in my life. Hallelujah. Vedo, sono cose che funzionano, operano appunto nella sua vita. And it works in everybody who has ears to hear. Ma come opera la mia vita, lo è anche per coloro che hanno l'orecchio appunto per udire. God told Gideon. Dio aveva detto a Gideone. To gather the people who are going to fight the Philistines. E ha detto appunto di radunare i soldati e esercito appunto per poter affrontare gli nemici. And what happens? Cosa succede poi? They came in thousands. E arrivano pure migliaia, centinaia, migliaia. When the Lord calls, everybody goes, isn't it? Perché quando Cristo invita,
arrivano tutti. See, multitudes go when they say Jesus is Lord. Everybody goes. Quando viene detto Cristo il Signore, c'è una moltitudine, tutti vanno. But the Lord looked at the number and said the number was too much. Alla fine poi Dio butta un occhio sul numero e dice: Gedeo, questo numero qua è impossibile, è troppo. So what happens? The Lord says, those of them who have fear, those of them who are fearful, let them do what? Go back home. Allora Dio ha detto: beh, adesso andiamo, usiamo questa strategia, vediamo, facciamo una dichiarazione dicendo a coloro che hanno paura che vadano a casa. And you know what? About 22,000 people went back. A questa dichiarazione, 22,000 si sono ritirati indietro e sono andati alle loro case. What are they afraid of? Di cosa avevano paura? To lose their life. Paura appunto di perdere la propria vita. Sì. And this and once we have that, we still have treasures upon the earth. Once we still love our lives more than the revelation of Christ today that we are receiving. We still are not ready to move ahead with the Lord. E quando noi siamo legati a cose, valori di valore terreno su questa terra, per cui il nostro cuore è legato veramente a quella cosa, e allora abbiamo bisogno di perdere qualche cosa. Ma se Dio ci dà la rivelazione, vediamo comunque c'è qualche cosa al di sopra di quelle cose alle quali noi siamo legati. Sì. If we are still afraid of persecution, criticism from friends, from brethren. Se noi abbiamo paura di essere impopolari per certe scelte che non facciamo, you know, at times when you begin to preach the gospel, spesso quando cominciamo a predicare l'Evangelo, you know, you get in trouble, you run into trouble at times with brethren. Spesso ci sono appunto ci sono conflitti che noi incorriamo appunto nei confronti dei nostri fratelli. Sì, but this is not a battle for those who are fearful. Ma vuoi capire che comunque no, non è una battaglia fatta per tifoni, come si sa dire, quelli che hanno paura. There was a second category of people. C'è un'altra categoria appunto di persone. That the Lord was about to send back. Che Dio stava appunto per mandare a casa. God told them, you know, that you all go to the sea, to the river, to the river bank. Dio gli ha ordinato, utilizzando la seconda strategia, di andare alla riva del fiume. And they should all get water to drink out of that river. E lì vanno a bere. And God said that the ones that bend down, that kneel down, and you know, go in there to drink the water, facing the water, they should send them back home. E Dio ha istruito al Gedeone dicendo: tu osserva le persone che là stanno a mandare, ci saranno due persone che vanno fuori, sono quelli che appena arrivano inginocchiano, mettono la faccia, il viso nell'acqua e bevono in quella maniera. Those ones home. Dice coloro che corrispondono a questi criteri, mandali a casa. But those ones that take the water with their hands and lap it like dogs. Ma dice c'è un'altra categoria che comunque qua arriva, invece di mettere il viso nell'acqua, prende l'acqua con le mani e se la beve. God said those ones are the ones I will use. Dice appena